Un vulcano sopra l'equatore è uno degli habitat più estremi per i rettili. Ma il deserto di Sonora, in Messico, alza ancor più l'asticella. A breve, qui le giornate saranno troppo calde, persino per chi ha il sangue freddo. Il mostro di Gila deve cogliere l'occasione. È rimasto nascosto sottoterra per gli scorsi 45 giorni, senza fare nulla. Mangia solo una decina di volte all'anno. E oggi è ora di una buona colazione. L'apatico rettile annusa l'aria in cerca di segni di una preda ancor più lenta di lui. Sembra che ci sia qualcosa sotto questo cactus.